poliziesco è un genere molto prolifico per quanto riguarda il cinema italiano, soprattutto negli anni 70, in quel decennio che viene chiamato comunemente il decennio degli anni di piombo. Sono anni di stragi, di attentati, di rapimenti e omicidi, che viene inaugurato alla fine degli anni 60 con la strage di Piazza Fontana e viene chiuso appunto con il rapimento e la morte dell'onorevole Aldo Moro. La produzione cinematografica italiana diciamo che si adegua al momento storico trattando storie molto, molto forti, molto violente, storie di rapimenti, di omicidi, di violenze di ogni genere. Diciamo che le città si riempiono di criminalità e la polizia non sa come reagire. L'aspetto appunto umanitario del poliziotto viene spesso indagato in ogni sua sfaccettatura. Diciamo che inizia nel 69-70, diciamo, con la regia di Elio Petri e quel titolo fantastico che vincerà due Oscar nel 71 e nel 72, ovvero Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Un film poliziesco molto sofisticato e molto intellettuale. È un film che dà il là al genere poliziesco italiano. Tuttavia non si tratta naturalmente dell'unico caso, però sicuramente è il caso più importante perché appunto ottiene dei risultati al botteghino per quanto riguarda anche i riconoscimenti notevoli, notevoli e lo rendono appunto un capolavoro assoluto del genere. Tuttavia, come ho appena detto, Elio Petri era un autore, era un regista molto sofisticato che parlava appunto di società e la criticava, l'analizzava, ma non è il poliziesco quello di serie B, quello che viene chiamato comunemente poliziottesco. Roma violenta, Milano violenta, Milano a mano armata, Torino violenta, il grande racket, il cittadino si ribella. Dunque titoli che rappresentano davvero l'esigenza di dover raccontare un periodo molto forte, molto violento, un periodo di instabilità politica anche. Il film di oggi di Sergio Martino, Milano trema, la polizia vuole giustizia, è un film audace. Rientra più nel genere poliziottesco che magari si discosta dal poliziesco noir di Milano Calibro 9, ad esempio. Tuttavia è un film audace perché racconta un aspetto molto particolare di quegli anni di cui si parlava molto poco all'epoca, ovvero la strategia della tensione, soprattutto il doppio legame che c'era tra alcune frange della polizia e dei servizi segreti con i movimenti fascisti. Dunque è un film che sa tanto di cinema d'autore e di denuncia, pur essendo comunque un poliziottesco, un film fatto per fare soldi, per intrattenere lo spettatore. È un film notevole che racconta la vicenda di questo ispettore Caneparo che viene degradato in seguito ad una reazione molto violenta che sa molto di ispettore Callaghan nei confronti di due fuggiaschi che avevano assassinato una bambina, testimone appunto delle loro malefatte. E si trova costretto a dover combattere il crimine da solo, con le proprie forze, si infiltra in una banda di neofascisti che vengono appoggiati da questo editore fascista che a sua volta ha dei legami con alcuni poteri forti che però rimangono nell'ombra fino alla fine del film. Il nostro ispettore farà di tutto per scoprire la verità dietro a questa serie di violenza, queste rapine in banca, che ricordano anche moltissimo alcuni film di Michael Mann, ad esempio il film Hitler la sfida, ha questa rapina così, così cruda che prende spunto appunto dai film di quell'epoca. Basti pensare che Hitler la sfida, ma anche Point Break, che portano appunto in scena dei personaggi mascherati durante le rapine, prendono spunto appunto dai film italiani di genere poliziesco. Quindi un cinema al quale Sergio Martino dà il suo personale contributo con questa vicenda molto intricata, che vede partecipare attori molto, molto in palla in quel periodo, molto, molto famosi, anche perché abbiamo a che fare con un attore francese, un modello francese che si chiama Luc Merenda, che interpreta appunto la parte dell'ispettore Caneparo. Lo esegue perfettamente in parte, perché ha un volto iperespressivo e rende perfettamente l'idea. Poi il lavoro di doppiaggio che è stato effettuato è stato molto valido, perché l'impronta milanese è notevole, soprattutto grazie all'uso del dialetto, un'altra cosa che mi ha affascinato tantissimo. Molte frasi io non le capivo, però era molto molto bello perché non c'era la solita dizione italiana, ma era molto sporcata la recitazione, grazie all'uso appunto del dialetto e di alcune espressioni tipiche. Poi era naturalmente visibile, ben visibile la Milano degli anni 70, i paesaggi della Valpadana di quell'epoca, quindi un film caratteristico che davvero è molto interessante da guardare. Certo, ha qualche pecca perché la fotografia
è limitato in base naturalmente ai soldi del budget. Non potevano naturalmente ambire a creare un prodotto che potesse competere per l'Oscar per la migliore fotografia o per il miglior montaggio, ma ha dei punti di forza, come ad esempio la evocativa colonna sonora dei fratelli De Angelis, che sicuramente non hanno bisogno di presentazioni. Quindi un film che vi consiglio perché è un poliziesco, un poliziottesco anzi, è molto interessante, intrigante, che racconta una vicenda di violenza molto forte, di vendetta molto forte, e non annoia mai. Non annoia mai e sa divertire anche con dei momenti di ironia, delle battute, con personaggi molto coloriti, diciamo, anche grazie all'astuzia di questo spietato poliziotto, che si dimostrerà un vero e proprio irriducibile. Dunque, con questo la mia recensione termina qui, è stata molto breve, però comunque vi consiglio di recuperare questo film. E se vi è piaciuta la recensione, naturalmente, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, fate passaparola, eccetera, eccetera. E beh, ragazzi, con questo vi saluto, ciao a tutti e alla prossima!